euroregione.news. Musica cortese 2022, La Porta del Sogno. L'unico festival di musica medievale in Italia, con ben 10 eventi in luoghi storici e suggestivi, con il direttore artistico Fabio Accurso e la presidente di DramSam, Alessandra Cossi. Musica Cortese è un festival di musica antica nei centri storici del Friuli Venezia Giulia e della Gorisca, quindi anche in un territorio transfrontaliero in tempi non sospetti, perché da sempre, visto che il progetto è nato a Gorizia, ha tentato di coinvolgere anche il territorio, per cui la parola d'ordine è proprio territorio, valorizzazione del territorio e luoghi storici importanti come possono essere Aquileia, come può essere Cividale, Aquileia con la sua basilica, e Cividale con il museo archeologico, e San Daniele del Friuli con la biblioteca storica guarneriana, ma anche centri storici meno importanti, ma non per questo meno interessanti. La musica antica ha bisogno di una cassa acustica, ha bisogno di un luogo per poter dare il meglio di sé. E ha un pubblico di nicchia, ma un pubblico affezionato che speriamo di riuscire a coinvolgere anche quest'anno con proposte particolari e con un occhio anche a quello che è la tradizione della valorizzazione del territorio sotto forma della sua tradizione di vita materiale, enogastronomica, turistica e, in una parola, del territorio, come ho detto prima. E del tema di quest'anno, che è La Porta del Sogno, quindi un tema un po' particolare da svelare, da scoprire. Il tema di quest'anno, racchiuso in questo titolo un po' evocativo, La Porta del Sogno, è di illustrare al nostro pubblico la storia di un rapporto che esiste ancora oggi tra il Medioevo reale, quello di cui abbiamo notizie storiche, documenti, e il Medioevo immaginato che abita invece tutta la produzione culturale contemporanea, a cominciare da Conan il Barbaro fino a tutti i film fantasy e le serie e soprattutto i romanzi, in cui viene diciamo presentato qualcosa che ai nostri occhi sembra medioevo, ma che in realtà non è. Quindi i concerti, 5 dei nostri concerti verranno introdotti dal professor Riccardo Drusi dell'Università di Venezia, che in una specie proprio di mini serie di mini conferenze illustrerà proprio la storia di questo medioevo immaginato, come è nata, perché è nata proprio alla fine del cosiddetto Medioevo, e introdurranno i concerti. I concerti sono 10 appunto, e sono dedicati pressoché tutti a repertori medievali che vanno dall'VIII secolo fino all'inizio del XVI secolo, con qualche punta in qualche programma anche verso il XVII, e presentano tutti i diversi repertori medievali. In particolare vorrei segnalare un concerto molto intrigante dedicato alle prime donne compositrici di cui abbiamo notizia, che è appunto Hellas a Bisanzio, del gruppo spagnolo De Musica. Un altro concerto sarà dedicato ai motetti francesi del 1200 con il gruppo spagnolo Tasto Solo, e poi altri concerti che presentano musiche di pellegrinaggio, musiche dedicate alle osterie e al vino. Basta consultare sul nostro sito dramsam.org il programma del festival. Durante il festival concluderemo anche un progetto che è stato primaverile, cioè Rimembra Caro Isonzo, che è un progetto sul territorio goriziano, in particolare sulle chiese di campagna e le chiese cimiteriali, che per lo più sono chiuse ma sono, grazie al progetto, sono state riaperte, che contengono affreschi bellissimi che normalmente non possiamo vedere. Ci sarà poi un piccolo festival parallelo che è una specie di preparazione alla Gorizia Capitale della Cultura del 2025. È un festival che si chiama Confini, sono 5 concerti tutti a Gorizia, ognuno dei quali offerto da uno dei festival di musica antica della regione, che sono 5 questi festival. Quest'anno ci sarà poi in più anche un concerto a cura del coro del Friuli Venezia Giulia,
sempre appunto a Gorizia, su musiche, un programma concepito proprio per Gorizia. Abbiamo collaborazioni come ogni anno con istituzioni didattiche, perché una parte del lavoro della nostra associazione è anche la diffusione e la divulgazione sul territorio, ma anche, come dire, la collaborazione sul versante didattico. Quindi abbiamo due eventi connessi a collaborazioni e partenariati con istituzioni didattiche come l'Accademia di Belle Arti di Udine e l'Istituto Magrini Marchetti di Gemona. Anche per questo vi invito ad andare sul sito ad informarvi in particolare sulla natura di questi eventi molto interessanti, e direi che il panorama è completo. Il servizio completo di video su euroregione.news. Marco Mascioli. euroregione.news.